Grazie, di tutto grazie per l'invito, perché di dare un minimo di contributo per comprendere non tanto gli ultimi sviluppi, il ricordare le ultime notizie, che pur sono importanti, ma cercare anche di ricostruire quali sono un minimo di linee di sviluppo, di origini e poi di cambiamenti e di trasformazione di quello che è un conflitto che ormai dura da ormai quasi 3 anni, un conflitto che a partire proprio dalle persone ha causato ormai la distruzione di una parte importante del paese, soprattutto la parte del centro-nord, che era parte, se vogliamo, anche di produttiva dal punto di vista agricolo, dal punto di vista industriale, manifatturiero e quant'altro. Ma soprattutto, tornando alle persone, tenendo come baricentro le persone, ha causato una situazione per cui oggi un terzo della popolazione siriana è diventata qua profuga, all'interno del paese e fuori dal paese. Cioè su 21 milioni di persone, più o meno, abbiamo quasi un terzo della popolazione che o ha perso casa o è dovuta andarsene sotto la pressione delle armi, se non direttamente, ma quantomeno comunque in ragione di un conflitto politico, anzi di un conflitto anzitutto che era sociale, trasformandosi poi in politico e che si è militarizzato e si è internazionalizzato. E questo è anche poi il problema, la questione bisognerà risolvere. Quindi, siamo in una situazione in cui, ripeto, quasi un terzo della popolazione si trova ad aver abbandonato le proprie case. Le proprie case significa quindi di conseguenza tutta quella rete anche sociale di conoscenze, di aiuto e quant'altro, certamente anche di limitazione, ma comunque di sostegno. E, questo da un lato, quindi immaginiamoci la sofferenza poi per quanto riguarda i profughi, nello specifico anche lascio poi a Luigi a parlarne, visto che li ha incontrati anche lui direttamente. Ma questa è la situazione da un lato, quindi una catastrofe, una tragedia umana, anzitutto. Una tragedia umana che oltre a questa rimozione forzata della popolazione, poi si è unita sempre più, perché il conflitto poi abbiamo sviluppato nel tempo, a cosa? A una chiusura per compartimenti, per divisioni sempre più strette delle popolazioni secondo le comunità di appartenenza. Il che diciamo è andato a intaccare quelle possibilità di legami reali che esistevano tra popolazioni che potevano venire, le cui famiglie venivano, avevano appartenenze confessionali o etniche diverse, ma che comunque attraversavano, costruivano legami all'interno della società siriana e all'interno del mondo arabo, e che in ragione proprio della militarizzazione di questo conflitto sono state costrette per autodifesa, per sopravvivenza, a richiudersi sempre più all'interno di queste proprie comunità. E questo quindi dal punto di vista umano, dal punto di vista sociale, è una situazione estremamente deteriorata. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato questo qualche settimana fa, questi annunci circa il rischio di un contagio, di un ritorno di malattie come la polio o altro in un paese, in Siria, in cui queste malattie erano state pressoché debellate completamente. Ora, viste le condizioni, non solo dei rifugiati, ma anche all'interno del paese, dall'altro lato però, vista una situazione che umanamente, socialmente e
sempre meno sostenibile, sempre meno sostenibile, dall'altro lato troviamo una situazione che fino a qualche settimana fa dal punto di vista militare e politico era di stallo o di impasse. Cioè essenzialmente nessuna delle diverse parti in campo, perché ormai non c'è più solamente regime contro ribelli, ma le cose si sono frastagliate, si stanno frastagliando sempre di più. Comunque nessuno delle forze in campo aveva ragionevoli prospettive di poter vincere militarmente, di ottenere una vittoria militare sui propri rivali. Questo nonostante il regime abbia, nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, abbia continuato ad avanzare con successo, perché a fronte delle divisioni delle forze dell'opposizione, un esercito che diciamo all'inizio impreparato, poi si è riorganizzato e con un potenziale, un arsenale a disposizione quasi illimitato tramite il sostegno della Russia e dell'Iran, e poi sul fatto di essere, diciamo, aver avuto un addestramento sul campo dopo 3 anni di combattimenti, il regime sta avanzando sempre più, però le prospettive reali di una vittoria totale militare sono comunque estremamente difficili. O quantomeno presuppongono, per la stessa missione da parte degli esponenti dell'esercito siriano, almeno una prospettiva di 4-5 anni. 4-5 anni perché l'esercito siriano possa riconquistare tutto il terreno per cui c'è fondamentalmente più di un terzo del paese. Ora, 4-5 anni, cosa succede? In 4-5 anni in quel paese, se la situazione è già quella attuale, sono prospettive sociali e umane disastrose. Dall'altra parte abbiamo una situazione nella parte del campo dei ribelli dove ha un'iniziale prevalenza di forze genuinamente, in maniera spontanea, possiamo dire rivoluzionari, nel senso di voler cambiare, di voler mettere fine a una situazione anche di marginalità, di esclusione, come poi accennerò, di fronte a una radicalizzazione, una militarizzazione sempre più del conflitto, quindi delle posizioni, sono state sempre più sostituite da chi fondamentalmente è bravo a combattere, da chi ha i soldi per comprarsi le armi, da chi quindi ha quell'insieme di capitali, sia finanziari, di accesso ai soldi, sia anche di esperienza militare sul campo, che è in grado di tenere testa un esercito organizzato come quello siriano. E chi sono questi? Facilmente era prevedibile che a un certo punto potessero prendere il sopravvento forze radicali dell'Islam politico, che hanno costituito una delle grandi forze di opposizione, di esilio o comunque sotterranee al regime di Damasco, del partito Baath, e che hanno, diciamo, si sono riorganizzate e hanno poi, diciamo, preso pian piano, come oggi la situazione, la leadership delle opposizioni, fin tanto che il conflitto si svolge secondo logiche militari. E qua l'elemento, secondo me, fondamentale, la svolta militare. Finché il conflitto siriano si determina sugli equilibri militari, cioè chi conquista cosa, è pressoché inevitabile che
prevalgano le forze più radicali da una parte e dall'altra. Ed è molto facile che prevalgano le forze anche più radicali nel campo del libertà, in questo senso. In quanto non hanno una struttura organizzata, non hanno una struttura centralizzata, a differenza invece comunque dell'Egitto. Però per tornare, quindi una situazione paradossale, una situazione sociale e umana tragica e veramente insostenibile, di cui i rifugiati sono veramente la quintessenza. Dall'altra parte, in termini politici, abbiamo una situazione che continua sui binari militari, ma che è difficilmente risolvibile, o pressoché è impossibile da risolvere solo in termini militari. E però, diciamo, di fronte all'incapacità di entrambe le parti, soprattutto in questo frangente, in questo momento contingente, da parte dei ribelli, di accettare delle logiche di compromesso e di mediazione, si continua con la logica essenzialmente militare. Però, per tornare un attimo alle origini, a quelli che sono gli elementi poi di base anche che hanno fatto scaturire il conflitto, bisogna essenzialmente tenere presente alcuni elementi di base che sono, diciamo, fanno riferimento un po' alle trasformazioni sociali, innanzitutto demografiche, della Siria. Parliamo di un paese che la cui popolazione nel giro di 20-30 anni è semplicemente raddoppiata, se non triplicata. Ora, si parla tanto anche essenzialmente a sproposito di questa ondata, questi tassi di crescita enormi nel mondo arabo, e vogliono invadere l'Europa, no? Non è un altro livello di tassi di natalità in tutto il mondo arabo, sono, stanno raggiungendo i livelli esattamente come quelli europei, in alcuni paesi se non addirittura anche inferiori. La questione qual è fondamentale? La questione però è che oggi tutto il mondo arabo, Siria compresa, si trova a dover fare i conti con il fatto che i figli del boom demografico anni 70-80 oggi sono entrate nell'età adulta, sono entrate nel cosiddetto mercato del lavoro, sono pienamente nell'età lavorativa, e queste persone non hanno trovato modalità di occupazione, di lavoro che fosse minimamente soddisfacente o che desse un minimo di soddisfazione, di realizzazione anche personale. E questo è un aspetto che coinvolge tutti i paesi arabi e che è una delle condizioni comuni tali per cui i giovani che sono scesi in piazza, hanno manifestato dalla Tunisia, poi in Egitto, poi anche in Algeria, ma come anche in Marocco, e poi anche in Yemen, per arrivare in Siria, e questa è una condizione comune. Una condizione comune che, diciamo, può essere un po' rappresentata anche nel caso siriano con un'immagine fondamentalmente di un giovane istruito, perché hanno potuto comunque in larga parte avere accesso a quelle grandi conquiste che sono un'istruzione gratuita per tutti e di livello medio-alto, istruiti, collegati, cioè meglio connessi al mondo tramite mezzi di telecomunicazione, internet e quant'altro, che, diciamo, sanno benissimo utilizzare. E quindi sanno benissimo cosa succede nel resto del mondo, molto di più quanto il mondo non sappia cosa succede a casa loro. Terzo, sono comunque disoccupati
in più si aggiungeva che erano sottoposti o comunque marginalizzati da sistemi politici dove diciamo, sicuramente la libertà di espressione non era assolutamente favorita. Quindi questo mix esplosivo condensato in una nuova generazione, in un paio di generazioni che sono state in pratica, nonostante le proprie competenze, le proprie anche capacità di costruzione, di innovazione e quant'altro, sono state essenzialmente in larga parte marginalizzate. Ma anche qua un altro elemento poi tipico della Siria, ma che possiamo riscontrare benissimo anche per esempio in Tunisia, è la dimensione, la divisione tra città e campagna, cioè città e province. E questo è un altro dato caratteristico della Siria, proprio di lungo periodo, cioè il fatto che nonostante il regime del Baath, nella sua leadership, anche recente, comunque attuale, sono economicamente proviene dalle province, ha un'origine rurale. Solo che questi dirigenti, in particolare soprattutto nell'ultimo decennio, quindi possiamo dire sono sotto Bashar al-Assad, il figlio di Hafez al-Assad, fondamentalmente hanno abbandonato come investimenti, come attenzione in parte le campagne, le hanno abbandonate. Ed è proprio e si può vedere proprio una geografia anche degli investimenti economici. E abbandonare le campagne significa abbandonare gli investimenti per l'irrigazione dei campi, abbandonare le infrastrutture, abbandonare a sé il sistema delle cooperative agricole, dei contadini, o abbandonare a sé i piccoli e medi produttori, in parte. Quindi destrutturare, nell'ultimo decennio si è destrutturato tutto quel sistema che aveva permesso lo sviluppo e la tenuta del paese nei decenni precedenti. Ora, questo coniugato con quel famoso boom demografico ha portato, poi collegato anche con una siccità che ha colpito il paese soprattutto dal 2005 in poi, che è durata per 2-3 anni, ha portato a un esodo rurale dalle campagne verso le città di carattere veramente senza precedenti. Ora, però, non tutte le città sono state colpite nello stesso modo, perché i centri principali, cioè Aleppo e Damasco, sono fondamentalmente per farla, scusate la semplificazione, ma come la nostra Roma e Milano, cioè i grandi centri del paese, hanno comunque ricevuto, hanno comunque potuto assorbire in parte questa ondata migratoria, questa crescita enorme delle periferie dei paesi, di queste metropoli, tramite una serie di investimenti che sono andati, sono concentrati, statali, ma anche privati, che sono concentrati semplicemente nelle grandi metropoli. Bene, questi investimenti non sono invece arrivati nelle città di provincia. Homs, Hama, Deir ez-Zor, Dera, nel sud, che sono state fondamentalmente abbandonate a se stesse. Ora, se andiamo a vedere la geografia dell'esodo rurale, la geografia anche della povertà, come dal 2008 ho dovuto riconoscere anche lo stesso regime, in Siria vi era povertà. Se andiamo a vedere la geografia della concentrazione della povertà e la sovrapponiamo con la geografia delle rivolte, sia nella fase iniziale che poi nella fase successiva di militarizzazione del conflitto, bene, queste due cartine coincidono. Di conseguenza, l'aspetto sociale, di cui non si è ci si è spesso dimenticati, ma all'inizio delle rivolte, quindi nel febbraio del 2011 o nel marzo, per tutto, un po' almeno quanto meno tutto quasi l'estate del 2011, le richieste anche dei manifestanti erano sì, anche il fattore di libertà, espressione e quant'altro, ma era anche giustizia in termini anche sociali ed economici.
maggiore attenzione, anche in termini di investimenti e quant'altro. E questo è un elemento che comunque rimane presente e rimarrà soprattutto cruciale quando si porrà fine al conflitto militare e il conflitto ritornerà sui binari del politico istituzionale, in cui problemi che già esistevano e che non sono stati risolti oggi si ripresentano, meno domani, si ripresenteranno in maniera ancora più drastica. E la cosa che almeno un minimo di speranza lascia intravedere è che sentivo l'altro giorno degli amici, dei colleghi siriani che dalle posizioni abbastanza diverse anche in termini appunto del conflitto, che però finalmente si stanno cominciando a parlare, a lavorare assieme, anzitutto per risolvere quelle che saranno delle questioni fondamentali del domani. Cioè, essenzialmente, uno, i profughi interni e all'estero, cioè, ripeto, un terzo della popolazione fuori del paese. Come facciamo a riportarli a casa e soprattutto quale casa, dove in molti casi le case le hanno perse, non ci sono più. Quindi come ricostruire? Secondo, come mettere in piedi un ciclo di ricostruzione e di dare opportunità di lavoro che siano minimamente dignitose per popolazione che rientra nel paese, che rientra nei propri paesi di origine e che lascia le armi per ritornare in armi civili. Questi sono elementi che sono problemi che erano all'origine del conflitto e che ritorneranno anche domani, assolutamente, e per fortuna adesso cominciano a lavorarci di nuovo. Ora, per farla non prendere troppo tempo, quindi l'elemento sociale ed economico, alla fine che cos'è l'economia se non società? Non è sicuramente matematica. Risultava ieri e risulta anche tranne domani come fondamentale. Un altro elemento che riguarda poi gli aspetti di militarizzazione e internazionalizzazione del conflitto, e che anche qua risultano cruciali. Qua mi accendo un attimo brevemente per chiudere e passare subito la parola. La Siria, per la sua posizione, si trova in crocevia, una zona di transito dove è stata sempre nella storia, tanto che diciamo anche gli storici, insomma, lungo respiro, di gamba buona e fiato lungo, di scuola francese, hanno definito la Siria come una porta girevole, un'economia basata sulla circolazione di idee, di uomini, di merci, di capitali, di tutto, comunque far circolare da nord a sud, da est a ovest. E in quanto tale è sempre risultata boccone, diciamo, molto, molto importante per anche i paesi vicini, che erano interessati a controllare queste linee di comunicazione. E ancora oggi, diciamo, e in effetti solo alla fine della sua fondazione, espressione insomma della vecchia politica coloniale europea, la Siria, diciamo, è stata oggetto delle mire dell'attenzione degli altri. Possiamo dire che solo, diciamo, dagli anni 70 in poi la Siria si è sotto, diciamo, la direzione del vecchio presidente Hafez al-Assad, del pugno di ferro di quel presidente. La Siria non è stata più oggetto di mire altrui, ma addirittura si è trasformata come una piccola potenza che aveva mire su altri, quindi ha rovesciato. Oggi siamo ritornati in una situazione in cui il paese è oggetto di mire altrui e si trova essenzialmente in
in una combinazione tale per cui, diciamo, in questa visione abbastanza deleteria, per cui la regione deve dividersi secondo linee di frattura confessionali interne al mondo musulmano, cioè un supposto asse sciita, musulmano sciita, dall'Iran, Siria e il Libano, gli Hezbollah, contro un supposto asse sunnita, con le monarchie arabe del Golfo unite alla Turchia e sostenuti da paesi occidentali, l'anello debole appunto della Siria, per cui lì si combatte le sorti di questo. Dico supposto perché, ma di quali sciiti parliamo? Ma di quali sunniti parliamo? Ecco, cioè, di chi stiamo parlando? C'è una omogeneità di posizioni? No. E se ragioniamo in questi termini, andiamo a finire esattamente come è finita in Bosnia. Come è finita in Bosnia? I risultati li sappiamo. Anche perché, e anche poi per chi si occupa di vedere quant'altro, sarebbe anche bene, a mio avviso, in termini proprio di paio occhiali con cui si ragiona, e soprattutto in Siria, smetterla di ragionare di maggioranze, minoranze e quant'altro, ma parlare più semplicemente di comunità. Perché qua sappiamo il Libano, ma come anche il caso della Siria, come anche il caso dell'Iraq. Uno, non vi sono territori, è difficile trovare dei territori prettamente omogenei, primo. Secondo, ma di quali all'interno delle cosiddette comunità sunnite sciite, ma quali posizioni ci sono? Un villaggio può avere una famiglia posizioni diverse da quell'altra. E allora, questa semplificazione, diciamo, che è stata drammaticamente sostenuta anche dalle diplomazie internazionali, non sta altro che portato alla radicalizzazione del conflitto. Riportare il conflitto da un conflitto che era anzitutto sociale, poi politico, per il governo, le modalità di governo del paese, lo si porta su elementi esistenziali, che portano appunto a dire o vita o morte, non solo mia, ma dell'intera famiglia e dell'intera comunità. E questo anche ognuno poi deve portarne le responsabilità di queste retoriche, di questi discorsi. E, diciamo, il fatto di essersi appiattiti anche diplomazie su queste retoriche non ha fatto niente che infiammare gli animi. Parlavo prima ad ottobre ero negli Stati Uniti per un convegno di storici, di esperti, di studiosi sul Medio Oriente, e dove si era formato gruppo di studiosi sulla Siria e quant'altro, dove giustamente si discuteva di cosa sta succedendo, no? Si metteva a disposizione le competenze di ognuno, no? Le conoscenze. A un certo punto venne fuori un esperto in cui diceva anche poi da consulente del governo statunitense, in cui dice: ma alla fine la situazione è talmente radicalizzata, il paese è talmente diviso che l'unica soluzione è quella di dividere il paese, sunniti da una parte, enclavi siriani dall'altra, gli alawiti di qua e di qua, i drusi di là, i curdi di là. Allora, ho detto, a parte che qua la storia, la memoria non esiste, quando è andato mi chiedo ma perché sto a studiare, perché ci sto a studiare, insomma. Primo, secondo, scusate mi sono alzato, ma guardate, forse voi di oltre Atlantico siete un po' lontani, però mentre vediamo 30 miglia di mare dalla Jugoslavia, qualcosa onestamente dovremmo aver imparato del dramma, dell'inefficacia innanzitutto di soluzioni del genere, ma anche del dramma umano che queste semplificazioni comportano. Per farla breve e concludere, la situazione oggi, diciamo, da un lato
costruisce questi elementi di tragicità, ripeto, umana e sociale, che non è semplicemente il numero dei morti, che è ognuno di questo spaventoso, ma anche proprio le ferite nel tessuto sociale di questo paese, nelle relazioni tra persone e tra comunità. Una situazione anche in termini umanitari veramente tragica ed emergenziale. Dall'altro lato, una situazione militare sul campo che è leggermente a favore del regime, ma che difficilmente potrà essere risolta solo in termini militari, perché se la si vuole risolvere solo in termini militari, dobbiamo prepararci a 4-5 anni di guerra devastante. E così potete solo immaginare cosa può significare una riconquista da parte del regime, come potrebbe essere da parte dei ribelli di una delle città, per esempio di Aleppo. Quante decine di migliaia di morti dobbiamo aspettare perché il conflitto si risolva dal punto di vista militare? Dall'altro lato abbiamo una divisione delle stesse file dei ribelli tra le forze più radicali islamiste, che hanno preso sopravvento non tanto in virtù di una capacità di consenso nella popolazione siriana, perché l'Islam in Siria è sempre tradizionalmente stato un Islam, quindi si è moderato, anche in virtù della presenza, della compresenza di mille più mille comunità musulmane e non musulmane diverse esattamente a fianco, nella porta a fianco, nel paese di fianco, nel villaggio a fianco, che hanno anche evitato o contenuto derive o più estremistiche o esclusivistiche che possono comunque esserci naturalmente in qualsiasi società. Quindi questi gruppi non hanno un consenso, non possono trovare un consenso reale, e infatti dove governano questi territori sono immediatamente sviluppati dei movimenti di protesta contro queste forze che governano in maniera, diciamo, radicale questi territori. Da un lato. Però riescono a tenere il potere perché? Perché sono capaci di combattere, hanno soldi, hanno armi e sono capaci, ripeto, di combattere, perché avere un fucile, i soldi non necessariamente significa che sei capace di usarli, necessariamente. Di conseguenza, oggi, a mio avviso, per come si sta muovendo anche la situazione a livello diplomatico internazionale, con questo primo sdoganamento dell'Iran a livello internazionale e quant'altro, la divisione fondamentale, secondo me, del conflitto siriano non è più tra pro regime contro il regime. Non dobbiamo neanche soffermarci troppo sulla figura del presidente Bashar al-Assad come semplicemente discriminante unica, perché Bashar al-Assad è sicuramente una provincia importante del regime, ma il regime può sopravvivere benissimo anche senza Bashar al-Assad, perché per la sua struttura interna può benissimo sopravvivere. Veramente oggi, a mio avviso, la discriminante, la soglia di divisione in Siria oggi è chi è disposto a un compromesso, a una mediazione che ponga fine al conflitto in termini militari, lo riporti su termini politico istituzionali, e tra chi invece è contro una soluzione di compromesso, una cosiddetta soluzione politica. Il che significa semplicemente continuare sulla via dello scontro militare, le cui conseguenze sono esattamente il numero di quei rifugiati che abbiamo sopra. Scusate, ho parlato anche troppo. Grazie, Monsignore.